Alcuni verbi di uso frequente nella lingua latina sono detti anomali, cioè irregolari, rispetto alla coniugazione che funge da modello, per esempio quella di laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Sono irregolari per diverse ragioni. Esaminiamo il caso specifico di un verbo molto frequente, che è fero, che significa portare. Fero, fers, tuli, latum, ferre. Perché è un verbo anomalo? La prima ragione per cui fero è un verbo anomalo o irregolare è evidente dal paradigma, dal quale risulta che questo verbo si coniuga a partire da tre radici diverse per i tre temi fondamentali. Per il tema del presente abbiamo la radice fer, fero, fers, ferre infinito. Per il tema del perfetto tul, tuli. Per il tema del supino lat. La prima ragione per cui fero è un verbo irregolare è la presenza di temi diversi nel paradigma.